Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale. Cosa ci fai con la mia maglietta? Sai com'è, le ho finite tutte, sono andata a portare in lavanderia sotto perché qua non hanno le lavatrici in casa. Che fatica la vita qua a New York. Vabbè, comunque a parte questo, questa sera volevo dirvi che non ho fatto la intro alla fine perché mi ha interrotto Mirko. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, cosa faremo? Mangeremo la pizza con l'ananas e la pizza con i peperoni. Oh mamma mia, sto già male ragazzi. Mirko è già preoccupato, io sono aperta a nuovi orizzonti, vedremo come sarà. Ali, stai per mangiare la pizza ai peperoni? Allora, più che quella peperoni, che sarebbe la nostra diavola praticamente, io sono curiosa di assaggiare la Hawaiian Honolulu. Honolulu, ma che pizza è? Ragazzi, hanno una lordia che è veramente una cosa scandalosa. Io adesso, se riesco, me lo inquadro con l'iPhone. C'è un rider che andava a portare le pizze con la bici. È entrato dentro con tanto di casco e con le mani sporche. È entrato proprio dentro con la bici, dentro le cucine, e ora sta impastando le pizze delle persone con le mani lorde. Ma non si è lavato? Tu non hai visto? È entrato con le mani sporche di bici. C'è ancora il casco. Adesso io, se riesco, me lo inquadro. C'è ancora in questo momento il casco della bici. Sta impastando la pizza che poi la gente mangerà. È veramente... Oddio, no, l'ho visto ora, che schifo. Una cosa oscena. Io faccio finta di inquadrare Alice con questa ripresa, mentre in realtà sto inquadrando lui. Spero non sia la nostra, Mitch. Adesso non sta più impastando. Prima, raga, stava impastando le pizze. Spero che non siano le nostre, io. Ragazzi, sono arrivate le pizze. Vai, Mirko. Siamo andati nel posto più scrauso che c'è. Ti abbiamo trovato il più... Non ti portano neanche il piatto, proprio ti portano nel cartone. E tu mangi qui. Penso se gli piace. Però ogni raga, giorno è una pizza sana mia. È buona. Però raga, ve lo giuro che sono emozionato, perché io ho sempre visto la pizza ai peperoni. Peperoni, mamma mia, pizzeria. E non l'ho mai mangiata dal vivo. Ragazzi, sto mangiando il mio primo peperone della mia vita. Ragazzi, ogni giorno un napoletano vedendo questo video muore. Gli italiani stanno morendo. I napoletani proprio sono già sono morti. Soffocati. Oh. Senza te non posso stare perché non mi appartiene. Mirko, tu non hai ancora visto questa però. Aspetta, vado? Aspetta, vuoi pezza forte? Allora, assaggiamo prima la pizza in peperoni come se fossi un napoletano. Come se fosse un napoletano. No, non è male, non ci posso stare mangiando. Questa è merda. Allora, la fanno spessa e piena di... formaggio. Sì, questa te la puoi mangiare in 5 persone secondo me. Vero? Allora, devo dire una cosa che mi ha sorpreso. Questa pizza all'impasto. Vi giuro raga, l'impasto si vede che è buono. È piacevole. Però quello che c'è sopra lo darei da mangiare ai porci. Raga, non sto scherzando. Sei serio? È tutto troppo americano, brevissimo. Pieno di formaggio ingiustificato. Loro ne mettono in modo esagerato. Però raga, l'impasto è buono, eh. L'impasto è buono. Però questa non è pizza. Vai Ale, tocca a te. Vado. Madonna, quanto è unta. È di untezza spaventosa. Guarda qua, vado. Vai, assaggia e dimmi cosa provi, oltre a odio. Attenzione che ad Alice piace, attenzione. È troppo speziata. È vero, hanno messo troppa roba. Ingiustificata. Raga, tra l'altro. Delle spezie, ma perché? Che tra l'altro per fare una margherita basta semplicemente che metti pomodoro e mozzarella, fine. Cioè, non so se vedete, allora, ma c'è roba che non ingiustificata. Allora, è buona perché non è cattiva. Però c'è della roba che non c'entra proprio niente. Esatto. Che non va bene su una pizza. Queste spezie perché? Potrebbero chiamarla pizza americana. Non chiamarla margherita e poi ci mettono il salamino che chiamano peperoni. Ma questa non la chiamano margherita, questa la chiamano proprio pizza e peperoni. Però è buona ragazzi, sapete? Ragazzi, ho paura. Ho molta paura, però ho anche molta eccitazione, perché sto per provare il pezzo forte di questo video. Vai. La parte migliore che stavamo aspettando da tantissimo tempo. Voi che siete degli stronzetti, perché io ho visto nei commenti che tutti godevate nel vedermi mangiare questa pizza, ragazzi. Pizza con ananas, prosciutto, formaggio, peperoni, e veramente peperoni, quindi proprio i peperoni veri, non peperoni ma peperoni, e bacon. C'è anche questo, il bacon. Questo, se non sbaglio, sai cos'è? Cosa serve? Non ci credo. Queste sembrano patatine fritte, raga, ma in realtà è ananas. E queste bacon, queste bacon. Che buono è il bacon. Vai. Vado. Ogni giorno, quando vuoi, Pineapple's bacon in mozzarella è pronto a regalarti un'emozione speciale. Irresistibile scioglievolezza. Buona, raga. Raga, è buonissima. No, dai, raga è buona.
Raga, che buona. Ma veramente? Raga, vi giuro che è buonissima. È spaziale, devi assaggiarla. La voglio assaggiare. Devi assaggiarla. No, no, devi assaggiarla, è spaziale. Prendi il piatto. Lo giuro su Dio. Questi pezzi di ananas, raga, vi giuro, sono dolcezza allo stato puro. Perché a me piacciono le cose dolci, magari da lì ci fa schifo. No, no, secondo me il contrasto mi piacerà, sai, come la gorgonzola e pere, buona. Raga, vi giuro, mi piace. Ma si vede, la stai mangiando. Vado, ragazzi, la mia prima fetta. Questa è la tua prima fetta. Questa è la tua prima pineapple bacon and mozzarella della tua vita. Ma pineapple bacon and mozzarella, l'ha detto Bastianici in una puntata. Mirko, questa qua si chiama Honolulu Hawaiian, c'era scritto Honolulu. Assaggiali, che vogliamo tutti vedere la tua reaction. Vado. Vai. Vediamo la reaction di Alice, ragazzi. L'unica cosa che già scarterei è il peperone. Vado. Vai. Ciao. Fai un respiro profondo. Rilassati. Lasciati guidare dal piacere. No, vero? Amore, ma tu non sei aperta a nuovi orizzonti, a nuovi gusti, a nuovi sapori? Non lo so. Che cos'è che non ti gusta? Questo prosciutto non c'entra un... Ma io non ce l'avevo il prosciutto, io avevo il bacon. Perché io il prosciutto? Cioè... Ma io avevo il bacon. Non capisco, perché non mi piace? A me piace tantissimo, ma perché si sa che io non sono molto normale. Non è cattiva, le cose cattive sono altre. Ma anche a Lorenzo non è tanto piaciuta. Ma scusate, allora io ho preso un pezzo più buono. Mi sa che hai preso un pezzo più buono perché a me... Non è che la prenderei. Ho altri problemi io non la sento la nana. La sento poco, questo che cos'è? Sta accettando. Siccome sono alte così. Veramente. Buona roba. Allora, adesso assaggio questo pezzo. Prenderò questi pezzi di ananas, li metto qua. E ora mangio questo pezzo, vado. Vai, mangio. Ma tu non hai le papille gustative, come fai a non sentirlo? Lo sento l'ananas, non è che non lo sento, non sono scema. Però non trovo un sapore così. Così è esorbitante. Esorbitante. Sì, la trovo normale. Boh, per me è buona, posso di meglio. Voto. Vabbè. Da una 10, 6. È quella con i peperoni? È una diavola. È una diavola. Io quella con i peperoni do 3,5, 4. E questa do un bel 7, 6,5, 7. E l'altra 3,5, 4. Per me la cosa che non capisco, non concepisco, queste spezie che buttano ovunque, buttate a caso, perché secondo me non sapevano cosa fare, hanno detto ma sì, mettiamoci un po' di colore di verde. Boh. Guarda, riprendilo, guarda qua. Allora ragazzi, faccio un attimo delle considerazioni un po' finali. Io quando parlo di cibo ho sempre il terrore di dire quello che penso, perché leggo spesso giustamente nei commenti, magari quando uno dice che schifo questa pietanza, leggo giustamente nei commenti persone che dicono non si dice che il cibo fa schifo. Giusto. Ed è giusto. Quindi infatti adesso cerco di dire con termini un po' più consoni quello che penso veramente di questa pizza. Questa pizza non fa schifo, perché il cibo non fa schifo, ricordatevelo. Però ovvio è che le cose buone sono, diciamo, altre. Che è vomitevole, diciamo. No, così, no, è vomitevole. Questa pizza è immangiabile. Quella con i peperoni, ragazzi, ve lo giuro su Dio, Hai fatto una farfalla. Ve lo giuro, ragazzi, non si può mangiare. È una cosa oscena. No, è quella con l'ananas. Se non fosse paradossalmente per l'ananas, sarebbe vomitevole anche quella. Diciamo salvata, tra virgolette, proprio per l'ananas, che ha quella nota dolciastra. Anche quella sarebbe immangiabile. E vi spiego il perché. Perché, ragazzi? Perché gli americani caricano la pizza piena di roba. Ma di tutto. Raga, mettono una cozzaia di... Allora, poi guardate quanto è pesante questa pizza. È untissima. Piena d'olio, piena di formaggio. Sì, ragazzi, quello è tutto olio comunque, mamma mia. Piena di formaggio, ragazzi, che io... chi ci segue da tanti video sa perfettamente che lo dico spesso. Gli americani hanno questa filosofia, questa mentalità, secondo il quale la pizza va fatta con 3 kg di formaggio. Perché deve filare. Allora, raga, loro, per essere felici, gli americani, devono vedere filare le cose. Perché il salamino è amaro, è acido. Il sugo non ne parliamo. L'impasto, l'unica cosa che salvo, è abbastanza soffice, buono, è anche un po' dolciastro. E le spezie non si vedono, però in mezzo c'è un muscolo di roba. Le ho riprese. Niente ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Mi raccomando, nei commenti fateci sapere quali altri video vorreste vedere qui a New York. Ciao ragazzi. Ciao ciao. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When
lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Io giornata è la coppia che scoppia, sono come noi.